Europea sui problemi dell'ospedale psichiatrico e sui rapporti con la popolazione. Saranno proiettati dei filmati realizzati dalla RAI nell'ospedale psichiatrico e nella città di Arezzo. Questo era tutto recintato? Sì, questo era tutto recintato. Cioè, diciamo che questo era il reparto, diciamo, più pericoloso dell'ospedale. Sì, questo era un reparto più pericoloso dell'ospedale, perché qui, però non era un reparto solo qui, c'era due reparti. C'era il semi e gli inquieti. Noi possiamo continuare a parlare, Stefano? E ora questo reparto è aperto praticamente? È aperto, tutto aperto, che vanno, vanno anche fuori. Le condizioni per eseguire non ci sono più, non ci sono più inferriate. Prima c'erano tutte inferriate, tutte doppia mandata alla porta. Vetri, porti a vetri, che è una sicurezza limitata. No? Questi degenti che stanno qui partecipano alle assemblee? Sì, la maggior parte sì, partecipano, insomma. Ma è diciamo un 40%. Cioè bisogna dire questo, che qui si possono vedere una ventina di degenti. In effetti nel reparto ce ne sono 63. Tutti gli altri sono fuori in giro, cioè le persone da quando il reparto è stato aperto preferiscono stare fuori, cioè andare al bar, andare in città che stare qui. Ma vai, riprendiamo da quella ecco, cosa. Principalmente sono loro che devono fare domande, che noi, per noi resta... Ecco, quello che noi volevamo, siamo venuti qui proprio perché ci siamo accorti che evidentemente non è sufficiente far vedere i degenti nell'assemblea generale, perché si pensa sempre, chissà poi le persone pericolose, i degenti, quelli veri, insomma, no? Cioè l'immagine che uno ha del malato di mente, chissà dove li tengono chiusi, dove li tengono nascosti. Perché evidentemente la gente non riesce ad accettare il fatto che il malato di mente è una persona che è malata, ma che non per questo deve stare chiusa. Lì non c'è nascondiglio, non c'è niente. Una volta c'erano le camerette, ma ora non c'è più neanche quello. A molte persone serva proprio, non faccia comodo, proprio sia necessario. Pensare che il malato di mente è sporco, si comporta male, tutte queste cose molto brutte, no? Che normalmente uno pensa del malato di mente. Proprio per creare quella diversità, per prendere quella distanza da se stessi, in modo da essere sicuri per salvaguardare la propria salute mentale, dire io sono sano e i malati diversi stanno là dentro e sono sporchi, completamente diversi da me. Nel momento sono pericolosi, naturalmente aggressivi e così via. Nel momento che queste persone invece vengono trattate in un altro modo, si ha la dimostrazione che il malato di mente non è poi così diverso, insomma, ma anzi si può riabilitare anche se ha fatto questa vita per 20 anni. E questo senz'altro per alcune persone che appunto hanno bisogno della diversità non è un buon servizio, perché mette in dubbio anche la propria salute, la loro salute mentale, no? Cioè rimette in dubbio tutta questa divisione della società fra malati e sani, no? Ma quindi possiamo dire che praticamente gran parte di queste persone sono prima di tutto malate di manicomio, insomma, cioè sono quelle che si sono ammalate perché sono state 20 anni, 20 anni, 30 anni qui dentro, più che mai. Persone che gli è mancato l'affetto di una famiglia, gli è mancato l'affetto di una società, perché per queste persone cosa ha fatto la società? Perché ha creato i manicomi, poi non ha fatto mica nessun'altra cosa, no? Basta. L'hanno buttati qua. Non l'ha aiutato per niente. Ecco il cane. Io direi di fare un po' il punto sull'assemblea di questa sera. Lei che ne pensa, Ampelio? Ecco, io ne penso così, siccome questo incontro stasera che verrà fatto, insomma, fra cittadinanza e ospiti degenti, insomma, diciamo ospiti del psichiatrico, serve sempre più a far capire al pubblico, non soltanto al pubblico aretino, ma anche a coloro che verranno di fuori, da paesi, dalle campagne vicine, che oggi il degente non è più quello che pensava forse una volta di noi il popolo, quello che ci chiudeva quasi le porte in faccia. Oggi il degente è buono a gestirsi da sé, è buono da sé.